Buongiorno, sono Pier Giuseppe Nasarappis del distretto tecnologico Ligure SIT. SIT ha sviluppato il progetto A4S, che è acronimo di Awareness for Safety, insieme ad alcuni importanti soggetti industriali del territorio Ligure, in particolare Cetena, Gruppo Fossi, ROI e Smart Track, con la collaborazione anche del Politecnico di Torino. Il progetto A4S, finanziato nel 2021 dal Competence Center Star 4.0, è stato sviluppato dai partner presso il laboratorio di SIT ed è stato poi sperimentato in un contesto industriale estremamente complesso, ovvero il Terminal SEC di Genova San Pier d'Arena. Buongiorno, sono Federico Boero di Gruppo FOSS e oggi vi racconteremo A4S, un progetto cofinanziato dal Competence Center Start 4.0 dedicato alla creazione di una soluzione per la sicurezza del lavoratore basata su tecnologie IoT, intelligenza artificiale e realtà aumentata. Come gruppo FOSS all'interno del progetto ci siamo occupati della parte di integrazione dati della piattaforma IoT e della creazione di sistemi IoT sensorizzati per la rilevazione di gas pericolosi. Buongiorno, sono Saverio Pagano, sono il cofondatore di Smart Track, una PMI innovativa di Genova che risponde alla più importante sfida sociale lanciata dalla quarta rivoluzione industriale: utilizzare nuove tecnologie per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Smart Track è coinvolta nel progetto A4S, cofinanziato da Start 4.0, per implementare la sensoristica IoT sul reach stacker e sul lavoratore per evitare la collisione uomo-macchina. Il sistema di anticollisione che abbiamo implementato nel progetto A4S è composto dai dispositivi indossabili WeTag, un'antenna posta su reach stacker e poi c'è un tablet che permette di andare a vedere in tempo reale cosa succede nell'area di manovra del mezzo. Sono Irene Zampini, faccio parte di Cetena, un centro di ricerca che fa parte del gruppo Fincantieri e che si occupa di ricerca applicata. In A4S ci occupiamo di portare la realtà aumentata a disposizione dell'operatore in campo per la sicurezza. In questo caso l'operatore indosserà un caschetto che si chiama HoloLens 2 e serve ad aiutarlo e supportarlo in tutte le sue attività all'interno del terminal. Le attività comprendono la lettura dei codici dei container e la sicurezza in campo. Buongiorno, sono Massimo Paolucci, sono di IROI SRL. IROI è una società che è nata come spin-off universitaria e si occupa di ottimizzazione. Nell'ambito di questo progetto noi ci occupiamo della sicurezza degli operatori che si muovono attraverso il terminal e abbiamo sviluppato un'applicazione che si chiama Safe Router, che è stata integrata nella piattaforma di FOSS e che consente agli operatori di spostarsi verso la loro destinazione all'interno del terminal nella maniera più sicura possibile, quindi tiene in considerazione sia della percorrenza ma anche della presenza di mezzi in movimento. Ci fondiamo praticamente sul concetto che la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, deve essere un supporto, non l'oggetto principale.